Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Legacy of Kain Blood Omen 2. Oggi terza missione, se così si può dire, o per meglio dire terzo livello. Introdurci all'interno della chiesa per parlare col vescovo e raggiungere la fortezza dei Sarafan. Uma è stata catturata, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo subito l'esplorazione. Tra l'altro, adesso con questi vestiti noi non dovremmo attirare l'attenzione. Esatto, non dovremmo attirare l'attenzione dei Sarafan. Quindi non saremo, in questo caso, costretti a combattere. Quindi sfruttiamo questa cosa a nostro vantaggio. Qui ovviamente c'è da sfruttare la nebbia per evitare di essere colpiti e tantomeno una rottura di scatole. Ehi. Ok, qua prendiamo l'arma. Qui ci rifocilliamo un po'. Anche perché, ripeto, questa cosa della sete continua di Kain è un po' una rottura di palle. Allora, di qua scendiamo. Tra l'altro non capisco perché mi fa da muro invisibile. Ma guarda, allora è vero. Marcus, mio vecchio amico. Brutta scelta di parole, Kain. Noi non siamo amici. Vuoi inquinare questo incontro con dei vecchi rancori? D'accordo, ci siamo lasciati male. Hai cercato di uccidermi. Pare che abbia fallito. Tu temevi il mio crescente potere. Sapevi che un giorno ti avrei superato. È per questo che mi avevi pregato di combattere con te quando hai dichiarato guerra a Nosgoth? Pregato? Io non prego mai. Nella tua arroganza mi hai creduto morto. Ma io ero più forte di quanto pensavi. Mi allontanai faticosamente e mi nascosi. Questo è il Marcus che ricordo. Quando i Sarafan trionfarono, sapevo che il mio destino era a fianco del loro signore. Così mi offrii ai vincitori. Per me sei sempre stato un vile e strisciante opportunista. Peccato che la mia cattiva mira ti abbia causato tanta sofferenza. Stavolta morirai sul serio, te lo prometto. No, Kain. Mi sottovaluti ancora. Durante gli anni della tua assenza, i miei poteri sono enormemente cresciuti. Ora sono capace di suggestionare ogni creatura, di catturarne la mente e piegarla al mio volere. Tu cederai a me, Kain, e il signore dei Sarafan sarà lieto del mio nuovo schiavo. Ora, obbediscimi! Cosa? È impossibile! Quali infime creature hai provato a controllare? Dei poveri idioti mortali con la mente piena di patetiche sciocchezze? La mia mente è troppo forte per te. Non importa. I miei poteri mentali mi permettono di leggerti il pensiero. Tu cerchi il vescovo di Meridian, vero? Ha delle informazioni che ti servono. Che bel trucco. Farò in modo che tu non le riceva mai più. Forse riuscirai a trovare il buon vescovo, Kain, ma sarà già morto. Non se lo trovo prima io. Eccoli qui, i discepoli della chiesa. Assaggia la mia. Guardate tra l'altro quanto sono resistenti. Anche più dei Sarafan. Vabbè, sì che io ho l'arma comunque più debole, perché ho praticamente la mazza chiodata. Infatti adesso mi prendo il regolo del sacerdote, che è decisamente più forte. Qui rifocilliamoci.
altri schiavi. Qui ovviamente utilizzare la nebbia non c'è di alcun aiuto. Mannaggia, il salto non mi funziona. Vediamo se qua adesso lo facciamo funzionare. No. Assaggia la mia lama. L'altro muro invisibile delle scalinate. Guardate quanta linfa addirittura danno gli adepti. Hanno un bel quantitativo di linfa. Oddio, si è girato tutto strano. Power up. Che non fa mai male. E andiamo via. E quindi questo tizio mi tocca la spalla. Proprio qui al corpo rosso. Esatto, ma avevo capito che non era di queste parti. Aveva delle belle mani e lo sguardo di chi vede anche troppo. Un elegante. Qualcuno. Vabbè, si è girato giusto giusto da questo lato. Cioè, stavo andando da una direzione, così mi dice, me la penso, no, andiamo da questo lato. Così, a caso, totalmente a caso. Eccoci qua. Ehi, tu, conducimi al maniero del vescovo, immediatamente. Ci hanno detto di stare allerta per un vampiro. Idiota, non certamente io. Mi conosci? Kane. È Kane che cercate. Beh, non credo che si fermerà per dirci il nome. Dovrete ucciderlo a vista. Così ci hanno ordinato. Lì avete potuto vedere che c'era dell'altra nebbia. Quindi la dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio. Kane, sono Vorador. Devi raggiungere il maniero del vescovo dalla parte opposta della città. Solo lui sa come entrare nel castello Sarafan. C'è il coprifuoco, stai attento nelle strade. Le guardie sono allerta e ti attaccheranno a vista. Ok, quindi dobbiamo stare attenti a causa coprifuoco. Allora, questo non è un problema. Dov'è andato?
e fuori 2. Potrei prendere la spada dei Sarafan, ma il regolo dei sacerdoti, se non ricordo male, dovrebbe essere leggermente più forte. Quindi mi tengo il regolo dei sacerdoti. Allora, fatti fuori questi. Oh, lì c'è un Sarafan. Mi ha visto. Okay. Ah no, è forte tanto quanto, però vabbè, ok, ormai mi tengo questo, è inutile cambiare arma, tanto per il momento è ancora bella che funzionante. Peccato che c'era la nebbia, ma che non mi hanno fatto sfruttare perché mi sono letteralmente saltati addosso. Avrei preferito senza ombra di dubbio utilizzare la nebbia, però vabbè. Madonna che pantegana, quanto è grande, cioè va, madonna mia, enorme, è un cane, ce la puoi portare a passeggio praticamente. Qua non c'è niente. Qui adesso dobbiamo spostare la cassa. Si poteva spostare lateralmente, no? Che rottura di palle. Ok, faccio un salto prima, così almeno evitiamo di fare tutte le scale da zero. Non c'è la fatal, non c'è la kill con diciamo senza nebbia. Mi ricordavo si potesse prendere lo stesso alle spalle l'avversario, invece a quanto pare no. Poverino, che ti avevo fatto? Questi giustamente sono i banditi, no? Che sono entrati quindi in casa e hanno eliminato. Bel potenziamento grande. Bel power up. Che tra l'altro se lo teneva in casa come reliquia possibilmente. Ok, qui dobbiamo utilizzare il salto. No, volevo attaccarlo a quello. Sono due Sarafan, tra l'altro. Vediamo se li posso beccare alle spalle. Off! Mi sono lasciato fregare. Che fortuna che comunque i Sarafan rilasciano parecchi HP. Mi dispiace, ma tu... Madonna quanto sei resistente. Sei troppo resistente. Ma mi sa che allora il regolo era più debole della spada dei Sarafan. Che a sto punto, cioè, con la spada di Sara fanno 3 colpi e li faccio crepare. Ok, prendiamoci la spada. Anche perché l'ho visto che c'era un forziere, ma non so se era un power up. Vediamo cos'era. Infatti, potenziamento per l'arma. Quindi meglio la spada dei Sarafan.
Ok, qui facciamo attenzione. Qui non c'è nebbia, non c'è nulla. Ecco, vedete? La sentinella appena sente che c'è qualche vampiro, giustamente chiude. Quindi qua bisogna utilizzare la nebbia, ma dobbiamo stare attenti perché lui, vedete, ci riesce a vedere. Non ci credo che mi hanno visto. Cioè. Assaggia la mia. Cioè, non ci credo che mi abbiano visto. Vabbè, boh, io la reputo un po' una minchiata sta cosa comunque. Quello proprio niente, se ne sta fottendo. Ok. Quello possibilmente mi vedeva perché aveva il, diciamo, la sentinella, no? Aveva la cosa che si illuminava. Forse per quello mi vedeva. Infatti loro, per esempio, non mi hanno visto. Almeno è l'unica spiegazione che penso sia plausibile. Ok, qui c'è l'energia del glifo. Così adesso lo possiamo attivare. Cazzo, non mi fa uscire più. Forse non devo uscire da là. Forse devo saltare da qui ora. Ah, sì, da qua. Perché mi vede? E ora invece non mi vedi più. Checkpoint. Qui togliamo l'acqua così possiamo salire. Ah no, perché lì ancora c'è l'acqua. Una sentinella che si illumina.
Giustamente col potenziamento siamo molto più forti. Mea culpa. Qua purtroppo i combattimenti sono un po' più macchinosi, quindi bisogna stare attenti. Diciamo attacco e difesa qui sono importanti, perché nel momento in cui non si riesce a gestire bene si fa fatica. Allora qui probabilmente devo utilizzare il salto, solo che se lo utilizzo là io non so se effettivamente mi faccio male. Forse ah no, perché ho praticamente chiuso l'acqua. Ora lui dovrebbe riuscire a evitarmi comunque. Esatto. E addirittura mi ha counterato. Potrei utilizzare la nebbia, ma non mi interessa alla fine. Cioè potevo saltare verso la nebbia, cioè oppure avvicinarmi verso la nebbia, poi diventare invisibile qua e prenderlo alla sprovvista. Ma vabbè, mea culpa, non l'avevo visto. Ok, adesso possiamo andare. Siete ansiosi di crepare? Bene. Qualcuno qua ha insegnato una lezione. Bene. Easy. Super potenziamento. Sempre ben accetto. I nemici sempre cerco di bere la linfa, che comunque i nemici ne danno, o almeno i nemici che combattono ne danno sempre qualcosina in più. Allora, qui adesso... Ok, qua bisogna fare attenzione. Nebbia non ce n'è, non c'è nulla, quindi qua purtroppo... Come mi ha colpito? Mi ero allontanato. E dato mi si sta rompendo anche l'arma, quindi tanto vale cambiarla. Allora, lì c'è il glifo. Ok, quindi togliamo l'acqua. Attiviamo il glifo. Adesso qua togliamo l'acqua. E attiviamo la leva. Adesso sì, togliamo l'acqua di nuovo. Sì, questi cose, enigmi sono abbastanza semplici. Ok, spostiamo qua. Qui trasciniamo. Ok, ora qua dobbiamo rimettere l'acqua. Non dobbiamo rimettere l'acqua? Ah no, giusto, perché tanto così la porta non si blocca, vero? Sì, dovevo soltanto lasciarla lì. Non dovevo per forza, non dovevo necessariamente risalirlo.
altro checkpoint. C'è la nebbia. Hey, il maniero del vescovo è vicino. Ovunque le pattuglie Sarafan hanno bloccato tutte le strade. Puoi far aprire i cancelli usando un trucco. Trova l'orologio della torre e suona la sua campana. Gli operai penseranno che è ora di rientrare e i cancelli si apriranno. Così le dissi che le ragazze non avrebbero pulito la stanza di Sua Eccellenza con quelle luci abbacinanti. Avevano paura. Le luci restano accese da sole. Lui chiama energia dei gufi. L'ha usata per illuminare tutto il piano di sopra. È una luce meravigliosa, chiara e delicata. A me piace, ma le ragazze erano terrorizzate. Così le dissi che le ragazze non avrebbero pulito la stanza di Sua Eccellenza con quelle luci abbacinanti. Ok, se non erro adesso dovrebbe essere messa in allarme la guardia. No. Se ne sta fottendo. No, merda. Ma porco. Cioè, ma che cosa, che senso ha mettermi la nebbia se poi non la posso sfruttare? Cioè, non ha senso. Vediamo, forse è qua che siamo un po' più, un po' più larghi come spazio. Assaggia la mia. Sì, vabbè, ma è un quadrato praticamente. Assaggia la mia. Niente, la nebbia che non può essere sfruttata. La nebbia non sfruttabile. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, entriamo qui che c'è la torre dell'orologio. Qui c'è una cassa. E se c'è una cassa sicuramente dovremo utilizzarla. Ma guarda, guarda il muro invisibile. Ecco perché devo togliere quella cassa, perché sennò loro, la campana non arriva in cima. Ok. Mi sembrava strano, ho detto, ma ci sarà un motivo se c'è la cassa lì? E adesso... È ora di cambio della guardia. Sì, sì, vieni qua. Merda. Ma non pensavo potesse farmi subito l'attacco speciale. Cioè, come? Vabbè. Oh,
Madonna, l'urlo sincronizzato. Ok, prendiamo la spada. Sì, purtroppo questi qua che hanno il kit da sentinella sono una bella rottura di coglioni. Aspetta, forse devo aprire la porta? Cioè, questo a cosa serve per aprire la porta? Cosa che dovevo fare. Ah, sì, dovevo saltare. Già, me l'ero dimenticato. Oh. Mi dispiace, scusami. Ma ho sete. Oddio, un'altra guardia Sarah. Piace. Adios. Ok, sono rifullato. Cambiamo la spada. E qui possiamo andare. Altro checkpoint. Nebbia. Vediamo se adesso la nebbia me la posso sfruttarlo oppure no. Cioè, non la posso sfruttare la nebbia. Vabbè, ma molto probabilmente è perché sono loro che, siccome sono illuminati in quel modo, mi vedono. Vediamo se gliela faccio spegnere, magari che entrano in allarme. Perché può essere che... No, più che altro è una curiosità mia personale. Perché non sono mai riuscito a sfruttare la nebbia con questi qua. Perché vedete, loro praticamente si illuminano. Vedete, hanno una sorta di illuminazione. Per cui giustamente la nebbia non può essere sfruttata. Perché loro tramite quell'illuminazione mi riescono a vedere. Però se riesco magari... a far togliere il loro stato di allerta. Sono curioso, voglio vedere se... O non lo levano mai lo stato di allerta, perché a sto punto penso proprio che non lo levano. Cioè, vedi, praticamente sono sempre in guardia. È un po' una cagata. Se devo essere sincero, perché non mi puoi mettere la nebbia se poi non posso sfruttarla. Cioè, o è colpa mia, che... Non dire così, non sono una piaga della nostra terra, sono il mezzo. Allora, qui c'è una bella cassa che fa il passaggio. Ok, allora saliamo con la scala. Esatto, facciamo uno.
Ascendiamo. Facciamo. Togliamo questo, così i fari si spengono. Ah, i due Sarafan però sono usciti là. Ah, vabbè, loro però non si illuminano forse. Non hanno la facoltà di illuminarsi, quindi se vanno là dove c'è la nebbia dovrei riuscire a poterli killare instant. Ok, adesso spostiamo questo di qua. Adesso dobbiamo dobbiamo rialzare nuovamente la catena per mettere il dispositivo. Perfetto. Così possiamo aprire la porta. Ah no, sono sceso da quello sbagliato. Bene. Ecco qua. Adesso posso aprire il cancello. Però adesso spero che quei Sarafan non mi vedano. Ecco, già quello è entrato in allarme. Vediamo se posso saltare fino a laggiù. Ecco, però si sono messi in allarme. Bene, bella cagata. Ok, evitiamoli. Oddio. Bello. Però vedete, preferisco magari una schivata del genere, che è molto più efficace rispetto a una parata di cui poi... non ne sono, diciamo, affine al 100%. Ma comunque, queste sono riflessioni mie personali. Ci hanno detto di stare allerta per un vampiro. Dovrete ucciderlo a vista. Di vino da consegnare. Io non lavoro per lui. Ma sì, che lavori per lui, ti ho visto. Ho lasciato l'impiego da pochi minuti e se fossi in te non andrei a casa sua. Dove è andato? Perché no? Ho questo vino. Ma dai! Cioè, proprio ieri ero praticamente alle spalle e non mi ha dato la fatality. Cioè, vedete, queste sono le cose che mi fanno imbestialire. Non tanto il combattimento, la schivata. Cioè, ma le meccaniche di gioco che non si rispettino. Cioè, va! Cioè, ora mi era spuntato il teschio e ha fatto l'attacco normale. Cioè, un po'... un po' sgretoloso. A prescindere dagli anni di gioco, perché comunque... Hai sentito qualcosa?
Diciamo che come game design è figo il fatto che loro sentano le urla e che quindi si mettano in agitazione sentendo le urla. Ecco, per esempio, mi sarebbe piaciuto fare a first try una cosa del genere, no? Dove magari riuscivo a colpire tutti. Arrivederci e grazie. È rimasto fermo, non è andato in avanti. La verità è che siamo abituati fin troppo bene. Allora, utilizziamo il salto. Perfetto. E qui dovremmo essere arrivati adesso dal nostro vescovino. Ma perché ora l'ha ammazzato a quello? Che culo. Mi ero convinto mi colpisse lo stesso. Invece no. Bene. Cambiamo l'arma. Qui sangue gratis non si rifiuta mai. E addirittura la nebbia. Come mai la nebbia? Dio. Cioè si è girato nel mentre gli stavo facendo l'attacco. Vabbè. Fortuna che non è Tenchu, dove le, diciamo, le kill furtive ti danno più punteggio. Qui non c'è un punteggio da... Poi il fatto che siano praticamente immuni nel mentre effettuano sto attacco e tu non li possa interrompere, è una bella rottura. Mid boss. È ora di morire. Ehi tu, che ci fai qui? Chi sei? La prego, signore, abbia pietà. Io sono... ero... il maggiordomo del vescovo di Meridian. Ma ora i Sarafan sono da lui e così mi sono allontanato. Perché sono lì? Il vescovo è accusato di collusione con i vampiri. Stanno cercando le prove. La prego, non gli dica dove trovarmi. Farò tutto ciò che vuole. Certo che lo farai. Dimmi dove trovare il vescovo.
Non posso. Cioè, non lo so. Forse ti scioglierà la memoria sapere che mi manda Vorador, capo della resistenza dei vampiri. Oppure devo semplicemente tagliarti la gola e cercare per conto mio. Ti lascio decidere. La cattedrale. È fuggito lì. Pensava che sarebbe stato al sicuro. Un luogo sacro non scoraggerai, Sarafan. Dov'è la cattedrale? A nord-est, ma non le servirà saperlo. Non può entrare senza la necessaria autorità. Ti consiglio di indicarmi la strada. Ora! Ma certo, signore. Da questa parte sarà un onore servirla. Questa galleria la riporterà fra le strade. Grazie mille. Buonanotte. Ok, ci stiamo avvicinando sempre di più alla fase finale di questo livello, che tra l'altro avrà come culmine anche una boss fight, quindi già prepariamoci. Così, attacco random. Oh, mi ha fatto la parata lo stesso, incredibile. Sì, ragazzi, purtroppo mi lamenterò sempre. Sti combattimenti macchinosi sono veramente una rottura di palle. Attacco speciale così a caso. La runa furia, la runa, o per meglio dire il dono oscuro furia, è senza ombra di dubbio la più utile per il combattimento. Cioè, ti rende OP da fare schifo. Tra l'altro questa mezzaluna è fortissima. Se non sbaglio io dovevo entrare di qua. Ah, ecco, c'era il passaggio. Addirittura 6 colpi. Ma che cazzo? Cioè, proprio mentre ti attaccano ti bloccano. Cioè, tu sei fermo, immobile. Diventi un ceppo. Fermo, immobile, non puoi fare nulla. Ma che cosa? Teoricamente dovresti fare così con la nebbia. Solo che non mi hanno dato il tempo, quindi. Ah no, qua addirittura sono tre.
Allora, aspettiamoli. Fuori uno. Bello che gli do un calcio, come per dire. Vabbè, facciamo così perché sennò non ci sbrighiamo più. Noi stiamo qui praticamente tutta la giornata. Super potenziamento. Bene. Eh sì, bisogna stare attenti. Dobbiamo sempre cercare le casse, perché sembra una stupidaggine, ma... Rompendo anche la mezzaluna, però la tengo fino a quando non si rompe. Diciamo che la preferisco. Tra l'altro sto prendendo anche più confidenza con i comandi, quindi forse riusciremo a concludere qualcosa. Ok, ci siamo. Salute, vecchio. Suppongo che tu sia il vescovo di Meridian. Cerco informazioni per entrare nel castello Sarafan. Tu mi dirai come si fa. Sono stato mandato da Vorador. Che cosa ti succede? Parla! Parla solo se glielo ordino io. Cosa? Troppo tardi, Kane. È completamente in mio potere. Liberalo, e forse ti risparmierò la vita. Ho io la situazione in pugno, Kane. Arrenditi a me, o lo ucciderò. Che mi importa della vita di un misero mortale? L'idea di ucciderti finalmente mi stuzzica molto. Dimmi, Marcus, credi davvero di potermi fermare? Indietro! Non puoi vincere. Il vescovo non ti dirà nulla finché rimarrai in mio potere. E tu non mi prenderai mai. Boss fight. Thank you.
Aspetta, qua c'era qualcosa, no? Utilizziamo il salto. Anche perché qui il salto sarà importante nella boss fight. Bene. Non essere paranoico, Kane. Voglio proprio te. Dobbiamo far suonare le campane per, diciamo, mostrarci la posizione di Marcus nella prima fase. Fin qua abbastanza easy. Andate campate. Andate campate. Fine prima fase. Esatto. Le campane adesso non possono essere più utilizzate. Più cosa si doveva fare qui. Perché vedi, me lo dà lo stesso il... Ah, ecco, dovevo salire. Dove quello mi segue? Sì, quello mi segue. Ok. Saltare non posso saltare. Madonna. Non ricordo più cosa dovevo fare. Credi di potermi prendere? Credi di potermi prendere? Ma mi sa che gli dovevo saltare addosso, sai? Cioè, nel momento in cui lui gira. Credi di potermi prendere? Perché lui mi dice credi di potermi prendere. Quindi se non erro effettivamente...
Sì, infatti, vedi, lui si ferma nelle piattaforme. Si è rotta l'arma. Ai. Credi di potermi prendere? Ma che? Assacca la mia arma. Perché nel momento in cui li faccio fuori... Sì, la seconda fase non me la ricordo di sto combattimento. Ecco, vedi? Vedi, lui si ferma quando deve schiavizzare. Il problema è che quello le frecce mi fa male. Quindi prima lo facciamo fuori. Ci rifocilliamo. Ok, sì, adesso mi ricordo. Che lui fa così, no? Quindi devo aspettare che... là sotto. Solo che è invisibile ora. Stolto, obbedisci. Credi di potermi prendere? Eccolo là sotto. Però non ricordo come farlo tornare visibile. Sì, effettivamente sto perdendo un po' di tempo. Eliminate quell'infame. Credi di potermi prendere? Ce n'è uno là sotto, non vorrei che devo andare a prendere quello là sotto. Eliminate quell'infame. Vedi, lui è là. Eliminate quell'infame. Vediamo se devo... Oh.
Ok. Perché lui probabilmente tornava visibile quando doveva controllare. Ecco, vedi? Quando deve controllare i nemici. Però se li fai. Cioè, se li controlli tutti qui sotto è finito. E Cristo. Non lo so, ho buggato tutto. Cioè, ho buggato tutto. Perché lui comunque resta invisibile, quindi. E non so se effettivamente lui doveva restare invisibile. Vedi? Resta invisibile. Non ricordo se effettivamente lui doveva restare invisibile. Mi sa che l'ho buggato sto combattimento. Oh, dai. Madonna mia, nonostante tutto. Sì, sicuramente l'avrò buggato con questo combattimento. E adesso riceviamo un altro dono oscuro, ovvero il potere del mentalismo. Quindi adesso anche noi potremo controllare alcune persone. Ma che cazzo? Ma buggato male. Guardalo. Vecchio, sei vivo? Io sì. Sì, sono vivo. Ma che grazie per aver distrutto quel demone. Mi ha posseduto la mente. Era solo un dilettante. Vescovo, mi serve il tuo aiuto. Vorador mi ha inviato da te per scoprire come entrare nel castello Sarafan. Una dei nostri è prigioniera laggiù. Che idea stolta entrare nelle fauci del mostro. Ma va bene, ti aiuterò. Ti porterò laggiù e ti mostrerò l'entrata. Eccoli. Qua ci sono adesso quelli pesanti. Sei finalmente entrato nel castello Sarafan. Non senza difficoltà. Lungo il cammino ho incontrato un vecchio amico, Marcus. Capisco.
Allora il signore dei Sarafan dovrà fare a meno di un altro guardiano? Temo di sì. Molte volte ho cercato di convincere Marcus a unirsi a noi, ma non mi ha ascoltato. Io ho usato argomenti più convincenti. Sento che Uma è prigioniera nella zona più alta del castello. Devi sbrigarti, verrà giustiziata presto. Dov'è il signore dei Sarafan? È qui? Non lo so. I miei sensi non possono captare la sua presenza. Ma ancora non sei al suo livello, Kane. Se lo incontri, nasconditi. Se ti cerca, fuggi. Fuggire? Nascondermi? Tu non mi conosci. Il tuo compito è trovare velocemente Uma. Nulla ti deve distrarre. Le informazioni che ha raccolto nel quartiere industriale ci permetteranno di sconfiggere il signore dei Sarafan. Non uccidere la nostra ultima speranza con gesti avventati. Sono stufo di sentire ammonimenti e inviti alla prudenza. Ah, quanto vorrei lacerare la carne del mio grande nemico. Quanto bramo il gusto del suo sangue sulle mie labbra. Vai, Kane, svelto! Io ti seguirò. Ok, a quanto pare adesso siamo all'interno della fortezza Sarafan, però ovviamente questo farà parte del prossimo episodio. Quindi scusate la lunghezza, perché sicuramente sarà venuto lungo questo episodio a causa di quella boss fight, ma sicuramente l'ho buggata. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.